Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo finalmente nella giornata del mio full day of eating, dove vi porterò tutta la mia giornata completa a livello di pasti, adesso che sono in preparazione gara a 8 settimane dalla gara, quindi dieta da definizione. Sono le 8 di mattina, mi sono appena svegliato, è arrivata l'ora della colazione, ho portato fuori Ronnie a fare la passeggiatina e nel frattempo Irene ha preparato la mia colazione che tra poco vi mostro. Ma prima di iniziare voglio fare una premessa. Ragazzi, io sono in preparazione gara, farò una dieta che non è la stessa che fanno ad esempio i miei clienti del coaching online per mettersi in forma per andare in spiaggia. Questa è una dieta dove il numero di alimenti è molto limitato, perché mi sto preparando per una gara, dove le quantità del cibo sono un po' particolari, perché sono in preparazione gara, dove vi invito a non imitare questa dieta, perché sono un ragazzo che pesa 97 kg, alto 1,85 m, mi alleno da 14 anni. Quindi io ho un metabolismo che non è il classico metabolismo del ragazzo che va in palestra da 2-3 anni, che ha un certo quantitativo di muscoli, che pesa magari 70 kg, 80 kg. Io ho un metabolismo completamente diverso, quindi la dieta che vi mostrerò oggi è la mia. Non la imitate perché tanto non migliorerete. Io stesso vi voglio far capire questa cosa. Adesso mi sto preparando a questa gara con questa dieta, con queste grammature, con questi macronutrienti. Se successivamente a questa gara mi preparerò per altre gare, andrò a fare una dieta completamente diversa, per la definizione da gara. Stessa cosa, i miei clienti quando si preparano per andare in spiaggia hanno una dieta da definizione, che l'anno successivo, quando si preparano per andare in spiaggia, hanno una dieta da definizione completamente diversa. Questo perché? Perché il metabolismo, ragazzi, è in continuo cambiamento, cambia in base a tantissime variabili della nostra vita. Quindi la dieta che faccio ora non va bene tra 2 mesi, la dieta che faccio tra 2 mesi non va bene fra 5 mesi. Se non va bene per me la dieta che faccio ora tra mesi, figuriamoci se va bene per voi, che avete un corpo completamente diverso dal mio. Quindi ci vuole la personalizzazione per quanto riguarda l'alimentazione, così come per l'allenamento. Ok? Quindi fatta questa premessa, adesso faccio colazione che ho un po' di fame e vi mostro che cosa mangio. È arrivato il momento della colazione. Prima di mangiare vi faccio vedere che cosa mangio. Allora, qui abbiamo della farina d'avena cotta con dell'acqua nel microonde, molto semplicemente. Che sarebbe questa qua di Yamamoto Nutrition, veramente molto molto buona, gusto crema, buonissima. Qui abbiamo un uovo intero, 300 grammi di albume. Questa è la mia colazione. In questo periodo ho anche il sale pesato, vado a totalizzare nella mia giornata 8 grammi di sale che vado a distribuire un po' su tutti i pasti della giornata. Qui abbiamo il mio caffè mattutino, che è un caffè americano. Tutta la borraccia è piena con del dolcificante. Qui abbiamo la mia integrazione mattutina marcata Yamamoto Nutrition. Qui abbiamo l'omega 3, che vado a prendere due compressi a colazione. Qua abbiamo il multivitaminico, vado a prendere una compressa a colazione. Qui abbiamo la vitamina D, una compressa a colazione. E qui abbiamo la vitamina C, sempre una compressa. Quindi ragazzi, ho un po' di fame, vi ricordo, se volete acquistare anche voi per supportare il nostro canale, me e Irene su Yamamoto Nutrition, è attivo il nostro codice sconto influencer, Gianire, che è cumulabile con tutti gli altri codici sconto che trovate sul sito. Iniziamo perché ho fame. Prima parto dal salato e mi tengo il dolce in fondo perché è molto buono, almeno mi pulisco la bocca dal sapore dell'uovo. Lo so ragazzi, il pancake era più buono, lo so, però
Però in preparazione gara funziona così, bisogna mangiare sta roba. Terminata la colazione, ragazzi, è arrivato il momento di preparare tutti i pasti della giornata. Io, ragazzi, come vedrete, andrò a mangiare più volte all'interno della stessa giornata riso e pollo. Quindi lo vado a preparare tutto subito, lo metto tutto in un'unica scodella, mescolo tutto e poi me lo vado a sporzionare su tutta la giornata. Allora, che cosa faccio? Taglio il pollo a fettine. Una volta cotto lo faccio a cubetti. Nel frattempo vi mostro anche una tecnica di cottura del riso. In molti di voi mi dicono, specialmente i ragazzi che seguo per quanto riguarda il coaching online, coach, non ho tempo per cucinare, non ho tempo per organizzarmi. Ragazzi, è molto semplice, basta avere un microonde come fonte di carboidrati. Se avete a disposizione del riso, qua dentro abbiamo 200 g di riso e poi l'abbiamo coperto d'acqua. Abbiamo coperto d'acqua con due dita sopra il livello del riso, due o tre dita più o meno. Che cosa andiamo a fare? Lo andiamo a mettere nel microonde, io lo metto a potenza 800, non so se tutti i microonde sono uguali, ma su questo metto 800, e successivamente lo metto a cuocere per 20 minuti. Non c'è bisogno di girarlo, non c'è bisogno di far nulla. Poi, quando è pronto, lo vado a mescolare con il pollo. Quindi è tutto molto semplice e veloce. Io potrei metterlo a cuocere anche quando vado a dormire. Tanto poi il microonde dopo 20 minuti si spenge. Quindi è una cosa molto semplice e che non richiede tempo. Richiede solo il tempo di mettere le cose nel piatto e metterle in cottura. E il pollo va magari 5-10 minuti e starlo a girare. Quindi non è una grande perdita di tempo. Quindi mettiamo... Mettiamo 20 minuti, start, ok, pronto. Ora si gira il polletto, lo deve cuocere un altro po'. Arrivato il momento di preparare l'integrazione per il pre e per il post workout. Qui abbiamo tutta la mia integrazione, abbiamo un mix di integratori che andrò a prendere per avere una maggiore energia durante l'allenamento e per un maggior recupero post allenamento. Che cosa abbiamo qui? Qui abbiamo il Flexodor, che è il mio pre-workout preferito per un maggiore focus, per una maggiore concentrazione ed energia durante l'allenamento. Qui abbiamo la creatina, quella micro, se la trovate disponibile sul sito provatela, che questa ha un super assorbimento a livello muscolare rispetto alla classica monoidrato. Poi vado ad assumere nel post workout le Glycoball Performance, che sono un mix di carboidrati a rapida assimilazione, quindi ciclodestrine con proteine e aminoacidi. Sempre nel post workout aggiungo le Hydrorasan, proteine idrolizzate isolate. Qui abbiamo la glutammina per un maggior recupero. E qui abbiamo l'arginina per un maggiore pump durante l'allenamento, quindi da prendere pre-workout. Qui abbiamo due bustine, una pre e una post-workout, di aminoacidi essenziali. Protesamine. Andiamo a preparare tutto. We'll be right back.
ragazzi, allenamento finito, sono distrutto, oggi ho allenato spalle e femorali, sono morto perché alla mia nuova scheda è arrivato il momento del post-workout. Qua dentro, ragazzi, abbiamo proteine isolate idrolizzate, aminoacidi essenziali, glutammina, creatina e glicobol. Finalmente sono tornato a casa, come vedete mi sono cambiato per la terza volta da questa mattina. Mi ero lavato dopo l'allenamento in palestra, mi sono cambiato la maglia. Fuori, e oggi a Dubai ci sono già 40 gradi quasi, ho fatto una mega sudata in auto, sono arrivato a casa, ho fatto la doccia e ora è arrivata l'ora del pranzetto. Come potete vedere il pranzetto era già pronto da questa mattina, quindi diciamo è facile. Se anche voi, per esempio, dovete organizzarvi, non vi dico di mangiare per forza riso e pollo, potete farvi il riso col tonno, il riso con le uova lesse, il riso con dei legumi, con quello che volete, è una cosa semplice da fare da portarvi a lavoro. Quindi ve lo consiglio, come avete visto, il metodo di cottura al microonde è una cosa molto molto veloce. Quindi ragazzi, buon appetito! Ragazzi, siamo arrivati al penultimo pasto della giornata, sempre a base di riso e pollo, è quello che ho cucinato questa mattina, quindi per un totale di 800 g di pollo e 200 g di riso, come potete vedere ho un bel volume. Non ho fatto la merenda oggi, perché? Perché ho finito tardi di allenarmi, ho fatto il post-workout che era tipo le una del pomeriggio e ho pranzato che era tipo le tre. Quindi il pranzo era metà pranzo, metà lo spuntino del pomeriggio. E la mia cena, metà spuntino del pomeriggio. Quindi ho unito questi pasti e poi dopo faccio il prenanno. Colgo, ragazzi, l'occasione per ricordarvi che se volete essere seguiti da me per quanto riguarda il servizio al maschile, per quanto riguarda il servizio al femminile da Irene, che sta dietro alla telecamera a filmare, potete contattarci privatamente su Instagram, comunque trovate i contatti qui sotto in descrizione, sotto al video, per affrontare un percorso di trasformazione fisica con noi, dove avrete un piano tutto personalizzato, ok? Anche perché l'estate si sta avvicinando, ragazzi, e secondo me, se non siete in forma, è arrivato il momento di iniziare a pensarci, ok? Io inizio a mangiare, abbiamo anche degli spinaci qua dentro, che ha cucinato Irene nel pomeriggio, mentre io lavoravo, e li ho messi qua dentro. Buon appetito! Comunque, ragazzi, sto facendo tre giornate come quelle di oggi, a livello di alimenti e calorie e quantità, mentre il quarto giorno vado a ricaricare mangiando il doppio del riso, semplicemente. E poi faccio tre giorni nuovamente come oggi. Siamo arrivati all'orario dello spuntino pre-nanna. In genere prendo 200 g di albume cotto in padella o al microonde prima di andare a dormire, ma questa sera, dato che ho fatto tutto più tardi, ho finito di lavorare un pochino dopo cena, ho cenato tardi, ho cenato, era più delle 10, adesso sono le 11.30, voglio andare a dormire perché domani sarà una giornata super impegnativa. Non vado a mangiare l'albume perché sono sempre appesantito comunque dalla cena che devo finire di digerirla, e ho optato per queste proteine qui che, a differenza dell'albume, io le vado a digerire un pochino più in fretta perché sono un alimento liquido che vado a bere e le ritengo molto buone e molto qualitative. Quindi vado a prendere 20 grammi di proteine, circa 20-25 grammi, che mi vanno a sostituire i 200 grammi di albume. Quindi una shakerata, e questo è il mio ultimo pasto. Alla goccia. Esatto, alla goccia. Che dire, la mia giornata è terminata. Mi pulisco.
Ragazzi, spero di avervi mostrato e di avervi fatto capire com'è, diciamo, la dieta nella mia fase di preparazione gara. Sono 8 settimane dalla gara, non so ancora come cambierà la dieta nell'arco di queste 8 settimane, ma probabilmente cambierà almeno tra 4, cambierà in base alla mia condizione, ci sta che andranno a diminuire ancora le calorie, oppure se sarò bello asciutto andranno a salire per andare a dare un maggiore riempimento muscolare nel pre-gara. Queste saranno cose da valutare a mano che mi avvicino alla data. Quindi ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a non imitare la mia dieta, fatevi sempre seguire da qualcuno durante il vostro percorso, che sia una gara, che sia andare in spiaggia, che sia perdere qualche chilo, che sia mettere un po' di peso perché siete magri e volete mettere massa muscolare. Vi ringrazio, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e seguiteci anche su Instagram.